Ciao ragazzi, questo è un nuovo video di AK Tutorial, io sono Kyle. Oggi vi farò vedere un video su come caricare skin e texture pack su Minecraft. Allora, le skin sono cose che cambiano l'aspetto estetico dei vostri personaggi, mentre le texture pack cambiano l'aspetto del paesaggio che sta attorno a voi, dagli oggetti, degli alberi e di tutto. Ok, procediamo. Vi farò prima vedere come si carica una texture pack. Allora, una texture pack si carica così. Allora, andate prima su dei siti, di cui poi metterò il link nella descrizione. Per le texture pack è minecraftsandbox.com. Ok. E questo sito ha texture pack, liste di server, skin, mod, ricette, tutorial, un po' tutto. Quindi vi consiglio di guardarlo. Vi faremo vedere in questo video alcune texture pack. Allora, vediamo una texture pack molto semplice. Facciamo questa. Ok. Scaricate facendo download here. Mango pack. Salvate. Ok, aspettate un attimo. Ok, ora andiamo nella cartella da download. Ok, eccocela qua la nostra spax. Spostatela fuori al desktop se volete. Ok, per un attimo la cosuccia qua. Allora, nel frattempo andate su esegui e mettete percentuale app data percentuale. Ok, mentre questo fa l'update. Allora, poi entrate su punto Minecraft e vi trovate delle cartelle. Dovete entrare nella cartella che si chiama Texture Packs. Ok, questo è un texture pack che io ho già installato e ora per aggiungere questa trascinate e inserite dentro. Aspettiamo un attimo che questo finisce, poi possiamo proseguire. Le texture pack possono avere molti aspetti, molto anche diversi. Per esempio qua c'è una texture pack che si chiama X-Ray Texture Pack, che vi permette di guardare attraverso i muri e è molto utile per trovare dungeon o certi materiali come diamante, oro, lapislazzuli o altre cose. Allora, vediamo un po' a che punto è. Ok, finito. Benissimo. Ora, queste sono tutte le texture pack. Vedete, è stata caricata la nostra texture pack mangopack.zip. Ok, schiacciate fatto e vedete che è già cambiata la facciata iniziale. Adesso il giocatore singolo, mondo survival. Ok, vedete subito che è cambiata la barra per il cibo. Sono cambiati anche è cambiato il nostro personaggio, anche se è un po' bruttino in questa texture pack, ma varia di texture pack in texture pack. Vi faccio vedere un po' gli oggetti. Allora, non sono cambiati, però vedete i blocchi della terra che ci circondano hanno un aspetto un po' più anche più brillante di quello normale. Vediamo i maiali, infatti sono cambiati anche i maiali, e gli oggetti, un po' tutto. Ok, questo è che dovete sapere riguardo al texture pack. Ora vi faccio vedere per le skin. Questo sarà un modo che solo voi vedrete le skin, i vostri amici con cui giocherete su multiplayer non potranno vederla. Bene, andiamo subito sul sito. Il sito più comune, secondo me, è anche quella con più skin è Skindex. Metterò il link nella descrizione. Vedere nel frattempo. Ok, eccoci qua. Allora, vedete, c'è Herobrine, Dragonblade, Mage,
tutte le texture pack che sono state messe su da altre persone. Noi mettiamo, vediamo un po'. Adesso mettiamo Dragon Blade. Ok, Dragon Blade Talon. Allora, aspettate che carichi. Dovrebbe uscire l'immagine del. Ok, ecco qua. Potete girarla e tutto. Ok, poi schiacciate la freccetta che va in giù. Che fa download to computer. Schiacciamo. Ok, qui esce questo. Perfetto. Apriamo il folder. La cartella, scusate. Ok. La rinominiamo e la chiamiamo char.png, che dovrebbe essere già scritto dentro. Ok, invio. Benissimo, la spostiamo al desktop. Benissimo. O potete pure chiudere. Ok. Ora andate su esegui. Sempre su appdata, ok, punto Minecraft, ma stavolta non andate in texture pack ma andate in bin. Andate in bin e aprite Minecraft.jar, apritelo con WinRAR Archiver o 7zip o quello che volete. Ok, poi andate sulla cartella mob, aprite, minimizzate e spostate il file char.png nella cartella. Ok. Ora sostituite il file del vostro personaggio normale con quello che abbiamo caricato noi. Ora questo lo potete pure, infatti no, uscite, andate su questa cartella, metainfo, la cancellate. Aspettate 2 secondi che la cancella. Ok, poi chiudete pure, andate in questa cartella, Minecraft SP. Io uso quello, poi non so se lo usate. Ok, questa è sempre la nostra texture pack di prima. Lo survival. Cerchiamo. Ok, vabbè, sempre il nostro mondo. Ok, vedete che è cambiata la vostra skin. Ora siamo Dragon Blade Talon. Basta, questo è tutto quello che dovete sapere riguardo skin e texture pack. E va bene ragazzi, alla prossima. Iscrivetevi, visualizzate e mi raccomando, consigliateci altri video anche da fare. Ok, ciao ragazzi, alla prossima.